molto ben documentato, un intervento degli anni 70, seguito dalla soprintendenza alle Gallerie della Lombardia, ma per il quale anche, vediamo, si ricorse alle analisi chimiche, l'Istituto Tecnico Industriale di Stato per la Chimica di Bergamo. Questo intervento, appunto sugli affreschi duecenteschi del convento di Matris Domini, qui in Bergamo, molto vicino a noi, viene descritto nelle sue procedure. Prima abbiamo lo stato del degrado, dati che vengono tutte dalle fonti che troviamo poi citate più sotto, e tra le fonti citate più sotto abbiamo una gran fortuna. Esiste anche una documentazione per immagini dell'intervento. E insomma, noi intanto che vediamo come viene raccontata, scusatevi un po' di problemi di spazio di monitor, la storia dalle fonti, possiamo anche vederci e leggere, insomma, la metafonte orientata da un sistema di contesto abbastanza importante. Ma lasciamo questo lavoro di Arrigoni, come vedete, in locali scaldati da stufe a gas, come peraltro le relazioni ci dicono, per ritornare ai nostri problemi, cioè problemi di modello. Abbiamo detto, esiste evidentemente un orientamento di studi che ha portato a questo modello, e Resi è un archivio di metafonti. Il termine metafonti, ormai avete capito, rinvia a problemi delicatissimi di storiografia digitale, cioè sembra una nuova forma di fare storia nella rete. Un archivio di metafonti è a sostegno di una storia documentaria del restauro, una storia prevalentemente tecnica, cioè relativa a un ambito sino ad anni or sono poco indagato sistematicamente in termini storici, ma ormai impostosi in maniera decisa nell'era delle analisi scientifiche e della diagnostica. Dunque una storia incentrata sugli interventi di restauro. Una storia che possiamo scrivere solo evidentemente su fonti specialistiche, sia dirette in prevalenza alle relazioni di restauro e soprattutto alla documentazione collaterale. Oggi abbiamo avuto un ottimo esempio di carteggi, documenti contabili. Sia indirette la trattatistica tecnica e la manualistica, anche merceologica, come ci ricordava Cordaro. Pur considerato nel più ampio quadro di un settore di studi in rapida espansione, sono fonti di complessa interpretazione, disperse, ecco qui l'idea del progetto ASRI, e laconiche, e spesso non prive di tendenziosità le prime, le relazioni, dagli enunciati non esattamente verificabili degli interventi sulle opere, le seconde, i manuali e la trattatistica tecnica. Secondo una prospettiva che da tempo ha indicato Michele Cordaro, lo ricordiamo protagonista nei giorni di quel convegno, che più di altri ha acutamente insistito su questi aspetti, la scarsa attendibilità delle documentazioni nei singoli restauri può essere in parte superata e corretta dal confronto con altre documentazioni esistenti per lo stesso ambito cronologico e geografico. E aggiungiamo noi oggi, ricorrendo a strumenti che sostengono una lettura integrata delle fonti, ma questo era già nel suo pensiero e nei famosi studi di informatizzazione per il patrimonio culturale ormai più di 20 anni fa. Insomma, una lettura incrociata, comparata, sensibile al contesto, che può trovare efficace sostegno nei sistemi informativi automatizzati. Parliamo di relazioni semantiche tra singoli elementi, ricostruzioni di sistemi di senso e di contesti. Una storia non più ingessata solo sul prima e dopo l'intervento, ma aperta al durante e all'attorno. Ed ecco qui di nuovo il modello sul quale potremmo fare davvero molti altri commenti. Ritorno ancora sulla delizia e croce del nostro lavoro, la scheda opera. Invano lo storico dell'arte troverà qui dati scientifici aggiornati, ma questo ci dà un dato storico di particolare interesse. Innanzitutto, all'interno del sistema, quell'oggetto è univocamente identificato e nei secoli la sua natura metamorfica non ci fa scappare la visione dell'oggetto. In secondo luogo, all'interno di questo particolare sistema, l'oggetto ci viene presentato secondo attribuzioni e soggetti
tipiche di ogni momento dell'intervento. E abbiamo molti casi interessanti che potremmo vedere di opere di Lotto o grandi maestri che poi non sono più tali. Va bene. Allora, quindi, dovendo stringere, non commento, do solo un'idea della complessità della struttura delle informazioni all'interno delle schede, giusto perché vi resti questa immagine, le considerazioni che potremmo fare sullo stato attuale, le prospettive, la base dati organismo vivente, soprattutto quando è in rete, sono molte. Mi fermo semplicemente a sottolineare la prima. Questa base dati, come tutti i sistemi documentari automatizzati, insomma, è rivolta al caos. Se non esiste un efficace sistema di controllo della terminologia, col crescere dell'informazione minore sarà la capacità di trarne conoscenza. Ecco perché ormai da anni il Comitato Scientifico lo sa, non è più rinviabile un lavoro di realizzazione di un thesaurus della conservazione e restauro, cioè di un lessico gestito attraverso relazioni semantiche esplicitate, come caratteristico insomma di altri, un must, come ho scritto, di altri sistemi documentari automatizzati, pensiamo all'Architecture Thesaurus, ma ce ne sono molto altri. La prospettiva di oggi è che lavoriamo in networking, e Manuel Castells, in un bellissimo studio Galassia Internet, ci ha ricordato come il networking in realtà sia veicolo di innovazione, ma su questo insomma dovremmo fare altre riflessioni un po' più articolate. Lo lascio come spunto. Mi piaceva, e ve la racconto soltanto, ritornare sulla banca dati e vedere ad esempio cosa succede quando apriamo la lista degli enti e delle istituzioni.